scusi, ma. State vedendo un esemplare di subumano, neanche troppo erectus, che sfoga la sua frustrazione su di un essere umano. Comunque anche voi frocci che vi baciate per strada, dai su! Ma che schifo, dai! Cioè non vi rendete conto che state per strada? Non vi rendete conto che ci sono persone normali che vi guardano? Cioè lo dico anche nel mio ultimo spettacolo Limiti, link in descrizione, scaricatevelo! Cioè ragazzi, ci sono i bambini in giro, eh! Qualcuno pensi ai bambini! Io porto mio figlio in metro e questo deve vedere due omosessuali che si baciano? Come lo spiego ai miei figli? Cosa posso dire loro? Come faccio a spiegarglielo? Perdonami, cosa cazzo devi spiegare ai tuoi figli? Per caso devi spiegargli come mai hanno un padre così deficiente? Oppure devi spiegargli perché la chiesa nel quale li porti ogni domenica li chiama peccatori? Cosa cazzo devi spiegare a tuo figlio, ai tuoi figli? Cosa? Perché due esseri umani fanno il cazzo che vogliono devi spiegargli? Dimmi, cosa cazzo c'è da spiegare? Cioè, seriamente, una persona... da quello che pare ha attraversato dei cazzo di binari della metro per andare a... una persona, scusatemi, un demente ha attraversato dei cazzo di binari della metro per andare a picchiare due ragazzi che si stavano baciando. Perché si stavano baciando? Seriamente, quanto cazzo devi soffrire nella tua vita per aver bisogno di superare dei binari della metropolitana e andare a picchiare due esseri umani che hanno avuto l'ardire di baciarsi in pubblico? Ragazzi, per questo bisogna seguire l'esempio della Spagna, per questo abbiamo bisogno dell'eutanasia, per permettere a queste persone frustrate di poter andare via da questo mondo peccaminoso fatto di persone che si succhiano il cazzo tra di loro. Ah, voglio che sia chiaro un punto. Dato che ho letto in giro, è per questo che abbiamo bisogno sulla legge dell'omotransfobia. Ragazzi, non è che ora sia legale andare in giro a picchiare qualcuno se è gay o trans. Oh, non vi comportate come queste merde che per buttare acqua al loro mulino dicono stronzate, eh? Sei un omofobo! No, brutti idioti, non sono contro la legge Zan, ci ho fatto anche dei video a riguardo. Dato che fortunatamente tutele tutti indistintamente ed indiscriminatamente. Sia che tu sia gay, lesbica, etero, trans o altro. Per dire, se tu picchi qualcuno perché è etero, la legge Zan tutela anche l'etero in quel caso. Quindi è assolutamente equa e trasversale. Ma ripeto, non è che ora puoi andare in giro a picchiare la gente. Esiste già una cazzo di legge che dice che non puoi andare in giro a menare la gente che non ti piace. Magari ci fosse, andrei in giro a picchiare tutti quelli che hanno il marsupio messo a tracolla, per dirne una. È che purtroppo non cambi il cervello delle persone, la discriminazione con una legge, a prescindere di quanto possa essere giusta. Secondo voi, un subhomo non del tutto erectus, come quell'ominide, avrebbe avuto un occhio al riguardo? Avrebbe pensato, cazzo, ora con la legge Zan non posso più picchiarlo! Io non sono solo per la cura degli effetti, oddio, io non sono un cazzo per la cura, per niente, per la cura solo degli effetti. Sì, ci deve stare, lo comprendo, però io preferisco tamponare le cause. E mi spiace, persone di una certa età, che sono già omofobe, razziste, bicleviste, eccetera, sono persi, non tutti per carità ovviamente, non tutti, ma la maggior parte di loro sì, perché hanno basato la loro vita de merda su dei principi de merda che la stessa società de merda gli ha dato, principi che hanno una matrice divisiva: noi, loro, maschi, femmine, etero, gay, lesbiche, trans, minigruppi di minigruppi di minigruppi di minigruppi di minigruppi. Quanto cazzo detesto i minigruppi, che all'occhio di un demente, e ragazzi ce ne sono tanti, tantissimi, dovete smettere di vivere solamente nella vostra bolla sociale. Siamo circondati da dementi, alcuni di loro siete proprio voi, eh. Comunque questi dementi, di qualsiasi sesso, razza o genere, eleva il proprio gruppo a dominante. Quella bestia che ha picchiato quel ragazzo lo ha fatto perché si sentiva impunito nel farlo, perché lui, per lui, aveva ragione, perché per lui i fratelli fanno parte di un minigruppo diverso dalla consonanza imposta coattamente e subdolamente dalla società. Un bacio tra due gay lo vedono come sventolare della carne di fronte ad un vegano, o
una pizza all'ananas di fronte a un italiano. E quando un essere disumano come lui sente un'appartenenza fasulla ad un gruppo fasullo, l'unico mezzo che ha per sentirsi difeso su un attacco che non ha neanche subito, ma di che cazzo stiamo parlando? È attaccare come una cazzo di bestia schifosa con la bava alla bocca. Quando invece non fa parte in realtà di nessun cazzo di gruppo. È un singolo, piccolo, pezzettino di merda, senza l'utilità neanche di concime per le piante. Ma singolo, solo, come lo siamo tutti. Oppure no? Oppure era solo invidioso e frustrato del fatto che delle persone potessero esprimere felicemente la loro sessualità omoerotica e lui no. Quindi vi prego, ditemi chi è. E a Pasqua, invece di minacce ed insulti, spedite a casa sua una valanga di dildi e strapon. Vedrete che salveremo una vita. E dal bozzolo di merda in cui si è immerso nella sua esistenza, ne uscirà una magnifica farfalla. Condividete questo video tra i gruppi Facebook razzisti e taggate un vostro amico subhomo qui sotto. Poi andate a scaricare il mio ultimo spettacolo di stand-up comedy Limiti e fateglielo vedere. Link in descrizione. Bella.